Buongiorno a tutti, sono Melevalo Samuele, appassionato di spinning, di acqua dolce, tutti i vari predatori che possiamo incontrare, questa bellissima tecnica di pesca. Siamo qui ad Adria a provare il campo gara per domenica per la famosissima gara dello street fishing. Qui stiamo insidiando aspi e lucioperca. Allora, l'aspio è un predatore che si prende a galla, mentre il lucioperca è un predatore che sta sul fondo. Tutti e due si nutrono di piccoli pesciolini, di alborelle, quindi useremo come esche delle esche artificiali che assomigliano, imitano un pesciolino foraggio. Questi sono dei siliconici e testina piombata con siliconico e che in acqua simulano un pesciolino foraggio, un piccolo pesciolino. Se noi pescheremo più a galla andremo ad insidiare l'aspio, se pescheremo più sul fondo a saltelli, facendo salterare l'esca sul fondo, andremo a insidiare il perca e con movimenti molto molto leggeri. Lui ha una toccata molto molto fine, quindi abbiamo bisogno di canne particolarmente sensibili che alla minima tocca del pesce noi dovremo ferrare, perché è un pesce molto astuto, prende in bocca l'esca e dopo la sputa subito. Quindi noi quando sentiamo la tocca del pesce dobbiamo ferrare subito, perché lui lo mette in bocca e poi lo sputa, perché sente e capisce che la nostra è un'esca artificiale, quindi lo mette in bocca, sente che è finta e la sputa subito. La nostra bravura sarà quella nel ferrare finché lui ha l'esca in bocca, mentre l'aspio lo recupereremo a galla molto velocemente e lì sentiremo una gran botta in canna e anche lì dovremo ferrare. Una volta che abbiamo preso il pesce, portarsi sempre dietro un bel guadino che lo stacchiamo e andremo a recuperare il pesce guadinandolo in acqua, lo slameremo una bella foto e lo rimolleremo in acqua, così per prenderlo un'altra volta. Di filo dobbiamo usare? Allora, in canna un trecciato, in canna abbiamo uno trecciato dal 0,10 al 0,15 che tiene comunque 7-10 kg. E fare un finale in nylon, faremo un finalino in nylon dove potremo appendere una o due esche. Allora, questa testina piombata, questa si chiama montatura a drop shot, a 20 cm dal fondo potremo mettere un amo con un'altra esca per pescare da fermi. Come facciamo? Oscillare il filo, l'esca va su e giù e il pesce molto diffidente andrà a darci, perché staremo pescando in una zona ben specifica, stando fermi, muovendo solo l'esca. Ho visto che hai anche altri tipi di artificiali, sì. Giusto Samuele? Per cosa servono? Abbiamo vari tipi di testine piombate con vari tipi di colorazione e imitazione, perché in base all'acqua che c'è potremmo usare delle robe più naturali come invece delle colorazioni più adescanti per l'acqua sporca. E dopo abbiamo i rapala. Abbiamo i rapala per l'aspio da recuperare a galla. Questi sono rapala che vanno lanciati, recuperati, lineari, a pelo d'acqua, sperando che un bell'aspio venga a mangiare. Insomma, facci vedere come lanciare e come fai tu, insomma. Ecco. Allora, prima proviamo il perca, come si pesca il perca. Il perca si lancia sull'altra sponda, si lascia che il filo affondi, ok? Una volta che è sul fondo, si comincia il recupero molto lento, tenendo sempre il filo in tensione e sperando che qualche pesce. Quindi lo fai saltellare praticamente sul fondo. Saltellare su e giù sul fondo. Si può anche fare eventualmente un recupero molto lento lineare. Bisogna capire quel giorno i pesci come sono disposti a mangiare, quindi si può usare due tipi di recupero. Ma dopo, dipende solo dalla colorazione dell'acqua o anche secondo te dalla temperatura? Sì, senza dubbio anche la luna, dobbiamo guardare la luna, il tempo, senza dubbio alba e tramonto sono i momenti migliori. Avere un piccolo moschettone alla fine, un piccolo moschettoncino, è semplicissimo per poter cambiare l'esca. Quindi abbiamo un moschettoncino, possiamo velocemente cambiare esca e tentare l'aspio. Qui abbiamo messo un rapala e lo lanciamo sempre dall'altra sponda e facciamo un recupero lineare a pelo d'acqua. A pelo d'acqua, in modo che
Questo per sempre per i perca. No, per l'aspio. Per l'aspio. Questo per l'aspio. Era lavando per l'aspio. Quindi adesso recupereremo nel nostro artificiale a pelo d'acqua, sperando che qualche aspio vada a darci, perché l'aspio sta a galla, è un pesce che sta a galla l'aspio, e soprattutto possiamo trovarlo in prossimità di ostacoli. L'aspio, se c'è qualche palo in acqua o comunque qualche ponte, qualche riparo, lui sta sempre lì, essendo un predatore, sta sempre in agguato. Quindi qui nel Canal Bianco, adesso siamo in centro ad Adria, sì, però il Canal Bianco lo conosciamo per le varie gare, insomma, e troviamo gli aspio, i perca, sì, giusto? Poi sì, abbiamo visto anche una sandra, giusto? Sì, beh, la sandra, se lui ci ha perso la sandra. Sì. E c'è, vabbè, il siluro, possiamo c'è incontrare il siluro? L'anno scorso sono stati presi, mi pare, un siluro in gara. Sì, uno solo. Tu, ricordiamo, l'anno scorso hai fatto il Big primo. Fish. Sì, ho fatto il primo. Non ha fatto il primo della gara, ma il Big Fish, che dopo ovviamente ha fatto il primo anche per quanto riguarda tutto l'abbeveraggio, giusto? Sì. Tanto per ridere un po' così. Perché è freddo, bisogna bere un pochino, col freddo bisogna... Ma poi ci si diverte nelle vostre gare qui, sono poche le gare che fate, però quando le fate vi divertite. Ah beh, sì, adesso siamo in 500, domenica siamo in 500, tutti mezzi matti, quindi ci sarà da ridere. Non va bene, comunque consigli la pesca spinning per bellissimo, cominciare, sì, per sì, i giovani, per i ragazzi. Sì, una pesca veloce, una canna, quattro esche e via si parte. Si può pescare dappertutto, qualsiasi canale piccolo, come canale, come dei piccoli fossi, come anche qui in Canal Bianco, o altri fiumi tipo Bacchiglione, Brenta o anche in Po, non c'è nessun problema. Va bene Samuele, ti ringraziamo, grazie per la lezione di spinning e in bocca al lupo per domenica. Grazie mille. Ciao ciao. Ciao ragazzi.